Live Social. Ripartiamo, bellissima gente di Radio Lombardia, siamo sempre qui sulla frequenza 100.3 e con Live Social questa sera diamo il benvenuto, nonché la buonasera, alla band Esche, dove questa sera ci sono due dei tre componenti, Alessandro Barzaghi e Roberto Perego. Buonasera. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Allora Alessandro, raccontaci un pochettino, partendo da te, quando è nata la vostra band? Dici un po'. Beh, intanto manca un componente che è l'altro socio fondatore, che è Riccardo Milani, batteria. La band è nata nel 2007, suoniamo sostanzialmente tutti da tempo. Da una vita. Dagli anni 90, nata nel 2007, poi questo nome l'ha preso col tempo. Robby, magari sì, vuoi dire due parole? Per omaggiare un bravissimo produttore di esche per la pesca a Mosca, un signore che diciamo il custode di uno spazio dove abbiamo suonato per anni, il padre fra l'altro di un musicista famoso fra l'altro. Sì, è il padre Piero Monguzzi, il padre Lorenzo Monguzzi, che era leader, è ancora leader dei Mercanti di Liquori, che è una band che insomma i Mercanti di Liquori. Adesso sono in giro con Paolini con uno spettacolo teatrale. Il genere quindi a questo punto che genere fate? Il genere è un indie rock cantato in italiano. Ah, però particolare. Avete alle spalle degli album, dei concept, singoli? Abbiamo un paio di video sul nostro canale YouTube, che è Esche Rock. C'è un video che si chiama Ogni Notte e un video che si chiama 2250. E poi c'è un EP di tre pezzi che si chiama Esche, che è su Spotify. E poi c'è qualche materiale ancora inedito, abbiamo fatto un concerto per Monza Music Week l'anno scorso, un paio d'ore di musica proprio da strada, tipo Basker Festival, e da quello è stato tratto un piccolo video che abbiamo postato sul canale social di YouTube. Ho capito, molto bene. E, Roberto, per quanto riguarda invece i live eventi che avete fatto, quanti? Allora, facciamo solitamente sui 3-4 live all'anno, adesso abbiamo in programma, se vanno in porto, due date a settembre. Perfetto, molto bene. Ragazzi, riporto i vostri contatti, vi possiamo trovare all'indirizzo mail che è rock@eskeband.it, così come la pagina Facebook Esche, l'account Instagram è Eskeband tutto attaccato e il sito web ultimo ma non ultimo eskeband.it. Ragazzi, a questo punto vi ringrazio per aver accettato il nostro invito e aver riportato grazie la vostra realtà. Volete salutare qualcuno in particolare? Posso 30 secondi solo su aggiungere, certo, sì, sì. 2250 e questo video sul tema dei cambiamenti climatici farà parte di un festival che stiamo cercando di organizzare, che si chiamerà Gaia Arte e Scienza. E quindi stiamo cercando di radunare artisti nel mondo della pittura, della fotografia, ma anche della musica, per fare un evento di 3 giorni a Monza l'anno prossimo che possa parlare proprio di questi temi. E quindi prendendo un po' dalla pancia e quindi attraverso l'arte, cercare di come dire, aumentare la consapevolezza di quello che sta accadendo nei confronti dei cambiamenti climatici. Stiamo cercando di coinvolgere il comune, la regione, Legambiente, LifeGate, insomma tutta una serie di istituzioni e associazioni che spero ci possano aiutare poi a creare questo progetto. Nella mia testa avrà anche una finalità benefica, quindi posto che ci sia un biglietto dovrebbe andare a finanziare un progetto che possa salvaguardare l'ambiente, insomma. Molto bene, perfetto. Grazie ancora ragazzi, vi auguriamo una buona serata. Grazie a voi. Ciao. E adesso bella gente, ci gustiamo il loro pezzo 2250. L'equilibrio mi è saltato per aria. Facciamo il bagno in pieno inverno. Stento ricordo la neve al collo.